Allora, una volta cominciato a modellare l'esterno, andiamo un attimo un po' nei dettagli. Qui, ecco, la cosa interessante da dire è che, volendo anche i fori e tutti questi dettagli che abbiamo cominciato a mettere, non sarebbero strettamente necessari. Però vedete la differenza che fa il fatto di mettere questi dettagli piuttosto che lasciare tutto piatto, nel senso che si vede veramente che c'è un lavoro. Adesso vedremo anche come aggiungere ulteriormente tutti i particolari saranno l'intagliatura delle finestre, qui metteremo delle finestre, una porta, intagliatura di una finestra, intagliatura di una porta, e vedremo che tutte queste daranno un effetto tridimensionale interessante. Quindi cominciamo a vedere come, quindi costruiamo proprio a parte, sempre in Object Mode, cominciamo con un cubo, quindi un cubo, che ce l'ha messo di là. Ecco, questo cubo dovrà modellare fondamentalmente le intagliature di una finestra. E per farlo, ovviamente, dovrà essere più o meno delle dimensioni di una finestra, quindi dobbiamo appoggiarlo dove vorremmo che sia, no? E cominciare a fare degli scaling opportuni, oppure anche se non vogliamo fare gli scaling, quindi in Edit Mode andiamo sulle varie facce, selezioniamo, quindi cominciamo a ridurlo, ok, poi lo riduciamo e portiamo questo in modo tale che diventi super giù delle dimensioni di una finestra che vogliamo fare, per esempio quella, no? Comunque adesso il discorso è che facciamo un'intagliatura generale delle finestre, quindi non è importantissimo che sia perfetta, no? Quindi la facciamo un pochino più corta, ok? E poi allora questa più o meno la dimensione ce l'abbiamo. Ah, notate che adesso stiamo ritagliando l'intagliatura in Object Mode. Il nome è sfortunato, nel senso che ci sta scritto da qualche parte, ma sicuramente è questo il cubo, vedete, cube. Facciamo un doppio clic qua, la chiamiamo finestra telaio. Ok. Quindi questo finestra telaio adesso la vogliamo un attimino gestire. Innanzitutto vediamo che il centro, l'origine, non è felicissimo, perché avendo fatto tutte queste trasformazioni è finito chissà dove. Vedete che il centro della casa, anche della casa, in realtà è un po' strano. Quindi vi ricordate che vi avevo spiegato come modificare l'origine. Facciamolo qua, quindi proviamo barra spezzatrice, origin, e facciamo set origin e facciamo origin to geometry. Ok, quindi così il centro della casa compare più o meno in mezzo alla casa. E se facciamo la stessa cosa qua, origin, set origin to geometry, mettiamo anche il centro della finestra qua. Ora, se per caso vi dà fastidio lavorare sull'intagliatura avendo tutta la casa dietro, potete andare sulla casa e qui fare hide e quindi rimanere soltanto con l'oggetto che state modellando, che è l'intagliatura. Per cancellare il tutto, non mi ricordo se è Alt H, sì, è Alt H, e quindi togliete l'opzione di nascondimento. Quindi andiamo qua, H, torniamo e vediamo che abbiamo l'intagliatura. Ora vediamo qualche trucco per questa intagliatura. Allora, l'intagliatura deve essere bucata, però noi la facciamo con un piccolo trucco. Quindi selezioniamo le facce. Allora, facce. Ah, dobbiamo andare in Object Mode. Selezioniamo facce. Selezioniamo la faccia davanti e la faccia dietro, X, e cancelliamo le due facce. Perfetto. Ora a questo punto selezioniamo con Alt, vediamo se ce la seleziona, no. Quindi selezioniamo le quattro facce, in questo caso possiamo anche andare 3. Ah, ok, non si vede 3 perché siamo ancora. Comunque possiamo anche andare a selezionare tutto in realtà.
quindi facciamo A, selezioniamo tutto, e poi possiamo fare un'estrusione e scalare lungo la Y. Vedete che estrudiamo lungo la Y, e poi facciamo ancora la scalatura lungo la Z. In questo modo otteniamo questo effetto, che è interessante, cioè siamo riusciti a ottenere una cornice più o meno come ce l'aspetteremmo fatta, e con un lavoro molto contenuto. Notate che in teoria dovrebbero essere anche a posto le normali, facendo in questo modo, cioè estrudendo verso l'esterno, le normali vanno a posto. Quindi questa tecnica ricordatemelo. Se vogliamo essere sicuri che le normali siano a posto, lo andiamo qui a vedere. Vedete che i capelli sono tutti verso di noi. Non c'è nessuna faccia priva di capello, che poi quelle facce creano problemi. Quindi questo, diciamo, è il nostro l'intelaiatura della nostra finestra. Se la rivediamo, adesso andiamo in Object Mode, facciamo Alt H. Ok, scusate, non riuscivo a far ricomparire la casa per un semplice motivo, che qui vedete che qui sono comparsi due palline dentro questa griglia nella posizione 1 e 3. Questo perché prima, per errore, mentre avevo selezionato l'oggetto della finestra, avevo premuto 3 pensando di andare nella prospettiva, nella visione, diciamo, laterale, mentre invece premendo il tastierino normale 3 ho spostato fondamentalmente la finestra su un layer separato. Quindi in realtà i layer, qui ci sono, non so se avete presente su GIMP o su Photoshop, qui possiamo analogamente lavorare con i layer. Vedete che sul layer 1, che è quello di default, c'era la casa, e noi adesso abbiamo preso l'oggetto e questo oggetto è finito su un layer diverso. Se vogliamo ripristinare la posizione di partenza, dovremmo, selezionando questo oggetto, fare 1, ok, e il dunque dobbiamo riuscire a riportarlo l'oggetto sul ovviamente move to layer M e poi 1, ok, quindi non so come ho fatto prima a farlo, perché non è proprio banale farlo. Ok, vedete che l'abbiamo riportato sul layer 1, e qui a questo punto possiamo verificare cliccando su questa intelaiatura che si è allineata come ci aspettiamo. Vedete che è un pochino troppo grande, e quindi dobbiamo procedere a una scalatura SZ, ok, SY, ok, poi la depositiamo praticamente su dove vogliamo metterla. Vedete che è ancora un pochino troppo stretta, quindi facciamo ancora SY, quindi la allarghiamo leggermente e poi la spostiamo leggermente, ecco. Quindi praticamente vedete che qui abbiamo l'intelaiatura, sono diventata leggermente sporgente, ok, e poi possiamo comunque anche stringerla, nel senso che vedete che in questo caso, ma magari va anche bene. Okay. Quindi abbiamo messo l'intelaiatura di questa finestra qua. Ora il prossimo passo è fare l'intelaiatura della porta, che vedremo comparire qua. Per l'intelaiatura della porta possiamo farlo in un modo leggermente diverso, e cioè Object Mode, facciamo Shift A, quindi creiamo un altro cubo che ci ha creato nel nostro cursore. Questo cubo portiamo sempre dove vogliamo fare. Facciamo semplicemente lo stipite, diciamo una cosa molto piccola, un paletto. Quindi per farlo dobbiamo andare in Edit Mode, ad esempio, selezionare una faccia, quindi restringerla molto. Questa. Ok, poi la vogliamo... tab... spostiamo più o meno in posizione, ok, quindi vedete che andiamo qua,
Vedete che qui a questo punto in tab è enorme sta cosa, quindi la rimpiccioliamo. È ancora troppo grossa, è veramente grossa, quindi facciamolo piccolo, vedete lo spigolo di questo, lo stringiamo e facciamo praticamente quello che è lo stipite della porta. Che può essere più o meno forse, cioè, qualcosina del genere, ad esempio. Ora, lo stipite della porta fatto così, cioè, la nostra idea è quella di fare uno stipite di porta, ma forse ancora un pochino più stretto qua, perché ce ne vorrà uno qua e uno anche di là. Magari lo portiamo un pochino più su, ecco, e poi la cosa che possiamo ancora fare qua, se volessimo, l'appoggiamo praticamente lì, la cosa che possiamo fare, perché non andiamo fino in fondo sopra? Perché poi gli mettiamo un altro pezzo di stipite laterale, no? In maniera tale da fare una cornice della porta. Dunque, ecco una cosa che se volete, anche se aumenta il numero di vertici, si può fare un bevel di questo signore. Quindi il bevel significa, come abbiamo imparato nelle lezioni precedenti, semplicemente avendo selezionato. Ok, qui per il bevel il comando giusto è Ctrl B, quindi mentre avete selezionato faccio Ctrl B, quindi selezionate tutto, Ctrl B. E poi muovendo, vedete, il mouse, vedete che riuscite a ottenere un arrotondamento di questo stipite della porta. Facciamo CTRL Z, vediamo che mi sa che è ancora un pochino troppo ampio. Ok, così dovrebbe andare bene. Quindi ripetiamo CTRL B. Ok. Ecco, basta un poco, però già questa cosa qua è interessante perché gli dà un senso di arrotondamento a questa porta. Quindi a questo punto la cosa che può essere interessante è di duplicare tutto, quindi facciamo Shift D, mentre siamo in Edit Mode, se fate Shift D, vedete che si ottiene praticamente una copia. Questa copia la possiamo ruotare, quindi facciamo R90, ok, e quindi possiamo poi accorciarlo SY lungo questa cosa, vedete? E possiamo fondamentalmente appoggiarla sopra. Eventualmente appunto SY. Facciamo L questo, Shift D e spostiamo Y, questo stipite sulla destra e poi cerchiamo di appoggiarci questo signore. Usiamo sempre L. Ah, magari più semplice in questo caso. Selezionare direttamente queste facce qua, quindi selezioniamo questa faccia e poi facciamo Ctrl Shift F. Ecco, vedete, Ctrl Shift F non funziona perché adesso c'è il beveling, ma potremmo aumentare questo valore invece che 1, gli possiamo mettere ad esempio 5 gradi, no, 10 gradi. Aumentare fino ad arrivare a una soglia, vedete, 24 gradi, perché lui prende tutte le facce che hanno un angolo più o meno in quell'intervallo. E così potete controllare praticamente come questo asse qua si disponga sopra la porta. Ok, quindi verrebbe fuori questa cosa qua. Adesso secondo me forse l'abbiamo fatta un pochino troppo beveling. Ma
Si potrebbe anche fare senza bevel. Comunque l'idea era appunto quella di aggiungere dettagli di questo tipo e magari usiamo anche Shift D Z, questo per metterlo anche lo stipite inferiore. Ok. Quindi vedete che qui abbiamo fatto la cosa sotto. Così come abbiamo fatto adesso, possiamo prendere andiamo in Object Mode, prendiamo anche questa finestra, Shift D, la spostiamo Y qua. Vedete che le finestre non sono, il taglio non era perfettamente uguale. A questo punto abbiamo due possibilità: o di aggiustare il taglio, nel senso che andiamo nella nostra casa, questa, prendiamo Shift questi due e magari facciamo in modo tale che il taglio sia più aderente alla finestra. Questa è una possibilità. Oppure CTRL Z possiamo anche prendere la cornice, questa. Quindi andiamo, selezioniamo la cornice, Tab, e di qua selezioniamo, no, con Z non si vede un granché, e possiamo, torniamo a questo. Allora, scusate un secondo, chiudiamo questo, possiamo selezionare comunque tutta questa zona qua, anche così, selezioniamo tutta questa parte, diciamo col B, selezioniamo questa parte della finestra e possiamo fare ad esempio che la finestra di destra è un pochino più larga. Qui andate poi voi come vi viene meglio. E anche alternativamente potete usare anche queste finestre qua per mettere uno schema sopra. Quindi possiamo fare selezioniamo questa, Shift D, Z, la portiamo sopra. Ok, e analogamente abbiamo visto che possiamo fare in modo tale, no? Ah. Ok. Dobbiamo sempre cercare di selezionare i posti giusti. Quindi l'ampliamo leggermente qua. E qui possiamo poi fare di nuovo uno Shift di Y e mettere una seconda finestra qua, per esempio. Tab A, diciamo che sia allineata alla porta, ok? E poi possiamo, quindi in questo caso potremmo anche tirare su la finestra che c'è qua, quindi Shift D, Z, ok. A, B. Ecco, vedete che essendo oggetti diversi, facendo così si riesce abbastanza a manipolare e così abbiamo costruito fondamentalmente un'intelaiatura per le finestre o per le porte. Ora, se questa intelaiatura di questa porta così sembra un po' ridicola, potete ricostruirla riducendo, magari lo farò nel prossimo video, in modo tale che sia più realistica. Vediamo. Questo è lui. Cioè, si può selezionare tutto, magari abbassarlo leggermente, in maniera tale da simulare che appunto che sia in qualche modo inchiodata dentro. A parte che mi sembra che non sia perfettamente dritta. Ah, infatti, diciamo, proviamo vedete che non era perfettamente dritta, quindi allora mettiamo il magnete che controlla anche la rotazione,
Dunque, il magnete, ma non al closest. Uff. Ma increment, ok. Mettiamo il magnete all'increment e poi facciamo R e vedete che lui si gira praticamente. Però qua forse conveniva farlo a mano. R questo. Lo mettete in modo tale che vi sembri più o meno giusto, dritto. Ok. E poi la stessa cosa fate sotto. R. E magari alzate leggermente. Ok. Così abbiamo ottenuto, diciamo, un sistema di intelaiature, vedete queste, che in qualche modo sporgeranno leggermente e danno un'idea, poi magari voi sarete più precisi di me, e danno un po' l'idea di costruire le nostre cose. Poi vedrete che quando metteremo le texture, tutto ciò diventerà un pochino più realistico ancora. Questo è tutto per questa seconda sessione di aggiunta di particolari. Ricordatevi poi eventualmente appunto di duplicare poi tutte queste cose sulle altre finestre, sulle porte. Sulle porte, se non vi piace questa intelaiatura fatta con le assi, potete fare anche lì un'intelaiatura classica. Però l'intelaiatura fatta con le assi così è ancora, se fatta bene, magari anche meglio di come l'ho fatta io, può essere addirittura più naturale. Scusate, selezioniamo solo questa, tab A, B, ok, portiamolo un pochino più in basso e vedremo poi come fare la porta e come texture.